Salve. Salve. Questa sarebbe la sopravvivenza. Ammazza che lusso, a me mi pare l'Hilton. Ciao, sono Enzo, uno degli istruttori. Piacere, Mario. Mario Fortini? Yes. Tutto bene? Ok. Ma la conoscevi questa, eh? La conoscevo, ma il nodo è sbagliato. Vabbè, però regge. La palestra la posso lasciare qui in attimo? Sì, tanto qui non tocca niente nessuno. Casco, però è meglio il movio, se sa mai. Dove si va di bello? Vieni con me, andiamo in dormitorio. Ce la faccio, grazie. Ciao. Salve. 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 Niente. Tutto a posto? No, non è successo niente. Ti sei fatto male? Solo un po' qui sotto alla cella e mi si sono un po' schiacciate le olive, ma... Però è caruccio sto posto, è quello che si dice un luogo a meno. È bello. Pare vero, ci sono pure i letti. Se vuoi puoi dormire fuori, tanto è facoltativo. Ah, per me, no problems. Capirai, c'ho un sacco a quello climatizzato, meno 18 più 35. Io posso dormire dal polo all'equatore. A me il freddo e il caldo mi rimbalza. Sì, va bene. Allora hai deciso dove dormire? Un attimo. Questa è una scelta oculata e devo fare qua attenzione perché mi vorrei capire meglio. Forse mi sistemo qui a Sangoletta Tramontana. Qui sarebbe Levante, comunque fa lo stesso. No, dipende da che posizione si guarda la rosa dei venti. Perché se te metti... È sempre Levante. Se insisti. Il materiale ce l'hai tutto quanto? Come no, pure di più. Telo impermeabile? Ce l'ho, eccolo qua, tieni. Sì, lo favoloso. Conosco. Lo conosco, non vale niente. Ce l'abbiamo noi quelli buoni, se ti interessano. Ma va. Sì. E il coltello l'hai portato? Il massimo, capirai, c'ho il bilanciato. Total Knife B3 Deluxe. Guarda un po' come si appunta. Oh, con queste cose qui non si fanno. Ce le dai, grazie. Va bene? Ma io miravo proprio al sacco. Una cosa precisa. Manca a farla apposta. Però, qui si sopravvive, eh? Dormiamo promiscui? E le scarpe ce l'hai? Come no? Capirai, c'ho gli anfibi mille usi. Tieni, guarda qua. Li conosco, questi non li usi. Perché? Entra l'acqua. Meglio. Così ci faccio un allevamento di trote e un'altra tecnica di sopravvivenza. Ma se vuoi ce l'abbiamo noi le scarpe buone, Sì? Sì, impermeabili, sì. Ho capito l'antifona, ce n'ho un altro paio in fondo al sacco, va. Prima qua, dai. Che? Una liberatoria per la scuola nel caso ti succeda qualcosa, una disgrazia. Che c'è, stai male? No, mi dirà la tuta. Natura rude e selvaggia. Prima di tutto vi presento i vostri due istruttori, Massimo e Enzo. Salve. Salve. Sono molto capaci, hanno grosse esperienze di viaggi e insomma potete fidarvi di loro in ogni situazione. E ora voglio dirvi subito che questa non è una scuola per superuomini, per Rambi o roba simile. Questo è un corso per gente normale, anche se purtroppo gente normale non siamo più. No. Noi viviamo in una società troppo comoda. Sentiamo perduti se manca la corrente, se si ferma il frigorifero o l'ascensore. Siamo perduti, passiamo una giornata d'inferno, ma a forza di comodità ci siamo indeboliti. Abbiamo cancellato le nostre innate capacità di difenderci con mezzi naturali, dalle situazioni difficili, impreviste e ostili. Noi vi aiuteremo a perdere queste abitudini. Bisogna essere sempre pronti a stare peggio. È facile abituarsi al meglio. Quant'è? 680.000. Posso pagare con una carta di credito? No, mi dispiace.
Ecco, tenga, sono 700. Vuole il resto? Certo. Di qua, di qua, vieni di qua. Buongiorno. Stavo un pensiero. Scusate il ritardo, ma per 20 volte il taxista ha cercato di mollarmi in mezzo alle montagne. Anzi, posso dare un colpo di telefono a casa per avvisare tutto bene? Padronissimo, ma ti avverto, anzi vi avverto che ci sono 7 chilometri da fare a piedi per andare e 7 per tornare. Allora scrivo. Dategli una sedia. Qui non c'è corrente elettrica, quindi niente luce. Sono tassativamente proibite radio e televisione a batteria. Questa scuola vuole aiutarvi a dimenticare il presente e a rituffarvi nel passato per imparare a vivere con minori esigenze. Giusto. Cercheremo di esercitare il nostro coraggio in situazioni difficili o anche apparentemente impossibili. Infatti, che devi sta zitta. Chiunque di voi può farcela. L'importante è che ne sia convinto e si ripeta continuamente: mai rinunciare alla lotta, mai disperare, mai pensare di aver fatto tutto il possibile. Per questo la scuola è costretta a imporvi una certa disciplina. Vi sarà richiesto puntualità, impegno e sacrificio. Ora Massimo e Enzo passeranno a ritirare i vostri orologi e le chiavi delle macchine. Dovrete fare a meno degli uni e degli altri. Siamo sicuri? Sicurissimi. No, perché questo è il Time Watch ultimo modello, prego. Qualcari in argento, bussola incorporata, dico. Non aggiungo altro, eh? Fama e capisci. Ci daremo tutti del tu. E ci chiameremo solo per nome, niente cognomi, niente dottori, avvocato, ingegnere, commendatore o marchese. Speriamo bene. E ora ognuno di voi si presenti e dica agli altri le ragioni per cui si trova qui. Così cominciamo a conoscerci. Dalì, tu. Sono padre Carlo, appartengo a un ordine missionario e devo andare in una foresta in Mozambico. Punto e basta, grazie. Mi chiamo Antonio e sono della provincia di Torino. Venditore di ceramiche ambulanti. Cioè? Venditore ambulante di ceramiche. Sono qui perché penso che sia un'esperienza interessante. Io mi chiamo Gina, lei è Adua, veniamo da Napoli. Lei infermiera, io impiegata. Niente, giochiamo nella stessa squadra di calcio. Io portiere, lei terzino. Stopper. E perché stiamo qui? Veramente l'idea è venuta a lei. Perché siamo qui? Perché? Ma così, per curiosità. Per fare una vacanza un po' diversa. Mi chiamo Mario e faccio il pilota. Civile? E che c'ho la faccia da selvaggio? sono qui per dimenticare mia moglie. No. Che ci avete creduto? No, a parte i scherzi, siamo seri. Sono qui per imparare, perché non si sa mai. Che so, un atterraggio d'emergenza nel deserto del Sahara, nella foresta amazzonica. Insomma, così so come devo fare. Insomma. Mi chiamo Roy. Ma è un nome d'arte perché faccio l'attore. E viste le tendenze del cinema internazionale vorrei specializzarmi in un genere avventuroso. Bravo, Stefano. Siamo marito e moglie. Ci avevamo un genere alimentare alla Vecia, vicino Foligno. E sì, ci avevamo anche 50 anni, volevamo vedere come ce la cavavamo. Speriamo bene. Mi chiamo Ermanno. Lei è mia moglie Cora. Abbiamo uno studio dentistico a Como. Siamo venuti qui per allenarci in vista di un certo programma di Pregnant Venture. A Natale, per esempio, andiamo in Amazzonia. Io sono di Perugia, mi chiamo Teresa e sono vedova e sono molto sola. Chiedo scusa, ma sono imbarazzata. E io mi chiamo Luca, sono targato Merano e aspiro a diventare capo scout e sono qui per imparare. Ecco. Io mi chiamo Giancarlo e sono anch'io di Perugia, però lei non l'ho mai vista. Sono insegnante di scuola media e mi ha convinto a venire qui un mio collega che poi non è potuto venire. Basta. Devo parlare a te. Urridete, eh? Perché ci si chiama tutti e due Berno Berni. Lui senior e io Junior. Ed è mio bisnonno che si fa sta bischerata. Siamo di Prato. Il mio babbo fa l'industria Lotto. L'ho portato qui perché l'è tutto arrugginito. Ho detto bene? Vuoi aggiungere nulla? No, no, ti ho detto il mio cosa te. Allora, fine della trasmissione. Mi chiamo Silvio, vengo da Milano. E lavoro in banca. Cassiere? Beh, non proprio. Ragioniere. Faccio un po' di tutto, la banca è mia. E sono venuto perché
Come hai detto? Me l'ha ordinato lo psicanalista. E perché? Questo se permette? No, no, guarda, cioè, mi puoi dare del tu, anzi, ci dobbiamo dare del tu. Sono cazzi miei. A sto punto era meglio che me davi del lei. Come mai non sei equipaggiato? Non hai letto il regolamento? Ma veramente non sono pratico. Non so più cosa mettermi. Portatelo in magazzino e pensateci voi, ma fate presto perché voglio cominciare subito la lezione di orientamento. Chiediamo a catalogo ambulante. Tieni un po'. Secondo te quell'albero lì quanto dista da questo punto? Quel noce? In linea d'aria a piedi. Linea d'aria. Saranno occhio e croce 100 metri. Da 100 a 500 metri massimo. Mazza che occhio. A parte quello lì è un faggio. E poi non vedi che non sono più di 15 metri. Scommettiamo? Se scommettete perdete tutti e due. Primo perché è una quercia, poi perché sono 60 metri da lì a qui. Questo era per dimostrare che in montagna è difficile calcolare le distanze. Quindi quando camminate, contate sempre i passi per vedere quanta strada avete fatto. E ogni 100 passi mettete un sassolino in tasca. Quando c'è messo a coccipiedi, ammazza come sono stanco. Allora, formate le coppie. Le due amiche, marito e moglie, padre e figlio e marito e moglie. Noi due siamo due perugini. Prete e boy scout mi sembra perfetto. E che io mi vio lui? Scusa, dire la verità, io sono appena arrivato, non sono pratico. Va bene, quello so io, so tutto io. Ci ho corretto il finanziamento? No. Queste sono le cartine per i percorsi, differenti l'uno dall'altro. Vediamo un po'. L'asterisco indica l'obiettivo. Tornando, ce lo dovrete descrivere. Noi dovevamo andare qui, ma speriamo bene. C'è un limite di tempo? No, però prima fate, meglio è. Fammi vedere, dai. Noi dobbiamo andare in questo punto, cioè di là. Ma no, al contrario. Vabbè, ma sempre di là dobbiamo andare. Fidati. Bene, andate, andate. Ah, un momento. Sì? Ricordatevi che in ogni comunità, anche minima, è indispensabile nominare un capo, un leader. Va eletto democraticamente, ma poi è lui che comanda e che decide. E adesso potete andare. Ok, arrivederci. Silvio, lascia un po' di roba. Mica ti serve tutta sta roba. Tanto, siamo via una mezz'oretta al massimo, mica di più. Facciamo una volata. È un gioco da ragazzi, vedi? Dobbiamo prima attraversare sto torrente. Andiamo, no, la giacca di sempre. Io facciamo un po' per uno stare davanti, mi arrivano tutti i rami in faccia, sono pieni di spine. Ah beh, tu schivali, no? Io la parola, tu li muori così a cazzo. Vabbè, allora distanzia, ci dici. Hai sentito comunque anche il maestro al campo che ha detto che ci vuole un capo, una guida, un leader, che se devo essere il capo devo stare davanti, no? Ma eletto democraticamente. Vabbè, io ho votato per me. Quando? Prima, voto segreto. E tu per chi voti? Per te? Ma io. Ma io mi astengo. Vabbè, allora ho vinto io. Sì, ma non all'unanimità. Vabbè, maggioranza relativa. Andiamo, di qua. Ma dove andiamo come dei treni, dai? A est. Sicuro che l'est è di lì? Sì. Ehi! Vieni. Cosa c'è lì? Ma che siamo, ritornati al campo? Controordine! C'è un burrone! Di qua, andiamo di qua. Beh, allora l'est non è di lì. Bene, c'è un burrone. C'è un burrone? Mi hai fatto andare a est, adesso c'è il burrone. No, ma l'est è lì. Se tu stai zitto e mi fai parlare che mi confondi le idee. Lì c'è un burrone, adesso di qua. Andiamo di qua. Allora, esattamente dalla parte contraria. Vabbè, giriamo intorno al burrone, scusa, no? Dai, ma fammi fare, fammi fare. Vedi qualcosa? Sì, due battaglioni d'austriaci. Fai il cretino, sono due ore che giriamo come dei disperati. Ma che voglio vedo da qua? Hai consigliato l'albero sbagliato, scusa. Ah, sempre colpa mia, eh? Che forza. Oh! 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 Ehi là! Ehi,
Siamo sulla loro pista, abbiamo sbagliato strada. Ma che fai lassù? Niente, c'è un nido. Voi dove andate? Torniamo alla base. Avete già fatto? Noi sì, ma voi avete bisogno di qualcosa? Serve aiuto? No, assolutamente. Noi niente, anzi, se voi avete bisogno di qualcosa, non fate complimenti e siamo qua. Ci mancherebbe anche questo adesso. Ma io veramente, se posso... No, non date retta, non gli date retta. Silvio, se c'hai un problema, te lo risolvi da te, chiaro? Noi tutto bene. Ok. A noi Tarzan c'è un baffo, ciao. Perché lasciati andare? Lui è uno pratico. Ci siamo persi, ammettilo almeno, no? Ma scusa, ma che è questa? La foresta nera? La giungla? È un boschetto, che vuoi che sia? E appunto, dovevamo andare con lui che se ne intende di boschetti. Guarda, Silvio, ti dico che noi fra mezz'ora siamo al campo, va bene? Massimo tre quarti d'ora. Basta, io non ce la faccio più. Comunque non ti preoccupare, che sento che l'obiettivo è vicino. Ma chi se ne frega dell'obiettivo? Riportami a casa. Sono stanco, fame, ho sonno, sono preoccupato, è notte fonda. Come la stai a far lunga con sta notte fonda? Ma non lo sai che in montagna fa buio prima? Non lo sai? Saranno, Massimo, guarda, lo dico io, sì o no saranno le 5. Sì, guarda qui, ho la tasca piena di sassolini, saranno 10 kg, ogni sassolino sono 100 passi. Alla media di 4 km all'ora avremo fatto 50 km e sarà passata mezzanotte. Comunque, capo o non capo, la situazione la risolvo io. Vabbè, come? Dai. Forza, adesso il capo siete, fammi vedere che fai. Aiuto. Aiuto! Aiuto! Aiuto, aiuto, oh, aiuto! Aiuto! Ma che gridi aiuto? Se ci sentono al campo! Oh! Ma che figura mi fai fare? Non siamo... Lascia fare a me, ci penso io. Almeno una cosa che sembri che invece no, no? Io con questi propori posso fischiare pure 12 ore. Portata 8 chilometri, dico, ci siamo, no? Vuoi che non ci sentono? Quando li abbiamo visti erano più o meno qui. Sembravano tranquilli. Che vogliamo fare? Andiamo a cercarli? Ma no. Spariamo un razzo 2, così possiamo dargli la direzione. No, aspettiamo. Forse se la cavano da soli. Fuochi artificiali! Allora, il paese è di là. Se il paese è di là, il campo è di qua. È fatta. Andiamo. No, no, andiamo al paese. C'è una festa, offro io. Ma ti pare questo il momento di andare alla festa? Dai, su, torniamo al campo, Silvio, dai. Dai, andiamo al campo, dai, dai. Non spingere, Dai, ma non sto spingendo, non sto... Dai, su, aiutando, dai. Tiri giù le mani. Dai, non muoverle. No, ha comandato a cavalli che prima di dare i rami in faccia mi sei lamentato. Ecco, quella è la casa, siete arrivati. Grazie di tutto, tenga. Lascio il mio biglietto da visita, qualsiasi cosa avesse bisogno. Grazie. Il martedì e venerdì mi trovo in Italia. Grazie, grazie di tutto, soprattutto per averti fatto la cortesia. Sei stato tu? Non lo so, può essere. Sono le 5:30, avete 12 ore di ritardo, disgraziati. Ma no, abbiamo approfittato della bella nottata, ci siamo fatti 4 passi. Poche storie, andate in branda, avete solamente un'ora di sonno, forza. Che è sufficiente, Qui tutto a posto. Il cielo. Come le ghiaccia, babbo? Dio buono, come le ghiaccio! Lavati sotto le ascelle, te l'ho detto 1000 volte, sotto le ascelle! Le ascelle domani, babbo! Domani! Ma non ti sta venendo niente, come dovevo essere?
Mi scusi, ma lei, cioè tu, di che parte sei di Perugia? Di via San Francesco. Ah, bella zona. Scusa. Ah, la miseria, dove corri? Mica dobbiamo tirare il cartellino, no? Dove vai? Dobbiamo andare là. Siete in ritardo di 10 minuti. Pompare. Che devo pompare? 20 flessioni. Però, senti, scusa, guarda che ci sono delle giustificazioni, almeno per me. Ha passato una notte d'inferno. E che io no? Vabbè, va, su, mica siamo in un villaggio vacanze, la sopravvivenza. Non sta a far lunga, facciamo ste 10 flessioni. 20. 20? Meglio. Senti, scusa, non potremmo scambiare le flessioni con delle frustate? Io preferirei... Pompa, pompa, che ti fa bene. Scusa... E il luogo del supplizio dov'è? Lì, vai giù. Sì, qui? Okay, grazie. Niente, dispiace, ma reggi un attimo. Dai, non perder tempo, vai giù, 20 flessioni, okay, pompa, ho capito, pompa. Ho capito, calma, un attimo. Scattare, dai, su. Levati quel maglione di dosso. Che hai preso? Ma non ho niente sotto. E allora, al mare lo fai e qui no? Non vedi che c'è anche un prete? Ehi, guarda, quello lì. Guarda. Ah, ce l'hai fatta finalmente. Sì. Le tette. Come tette? Le tette. Però che stronzo che è quello lì, eh? Stronzo, mica tanto. Beh, non male se è beccato una così, è carina, eh? È proprio giusto il proverbio di Gesù che diceva che chi ha il pane non ha i pesci. E quello c'era un pesce solo, però. Allora, voi due. Sì. 7, 8, 9, 20. Ecco, visto che avete fatto così in fretta, fatene altre 10. Grazie, molto gentile, volentieri. Gradisci? No, mi vengo volentieri. 10 ha detto? 10. Grazie, ma pensavo 20. 1. Ma quando siete tornati ieri notte? Stavamo in pensiero. No. Abbiamo fatto il giro più largo, tutto calcolando. Ma dovete fare tutte queste flessioni. Madonna mia, vuoi bere un po' d'acqua? Sì, altro che acqua. Come sei sudato. Stai attento ai colpi d'aria. Come la Maddalena. Ti ringrazio, mi ricorderò di te nel regno dei cieli. Ci chiamano, dobbiamo andare. Silvio. No, lasciami stare. Forza, muovetevi, eh? Che ci stanno chiamando. Sì, sì, mo veniamo, ci diamo una lavatina alle mani e veniamo. Dai, Silvio. No, basta, non me ne frega più di niente, mi ritiro, no, niente, basta. Ma che fai, t'arrendi così al secondo round? Dai, forza. Basta. Dai, canna aperta il ristorante. Si mangia. Passatevi delle armi, vedete bene, distribuite bene sul corpo, in modo che possiate liberarvene immediatamente in caso di bisogno. Controllate che siano in funzione, che siano in perfetto stato. Provate, distribuite bene in questa maniera. Di lato, le frecce di lato, in modo che possiate arrivare subito. Scusi, a prendere. Non era prevista la piccola colazione? Oggi no, viveri di emergenza. Prendete ognuno un pacchetto di gallette. La volevi piccola? Silvio, Mario, venite qua, state con noi. Sì, protesteremo vivamente con la direzione dell'albergo. Allora, per stamani il programma prevede per il gruppo A lezioni di uso di armi primitive e costruzioni di trappole. Per il gruppo B, passaggio del ponte tibetano. E nel pomeriggio, il contrario. Potete andare. Gruppo A con me. Gruppo B, con me, dai. Tu, mettiti in fila. Il ponte tibetano. Solo ponte tibetano, noi ci daremo la mano. Noi ci daremo... Allora ragazzi, tenete presente che in genere questi ponti sono costruiti su strapiombi, a volte anche molto alti. Sì, sì, e sotto scorre un fiume impetuoso, pieno di ippopotami, coccodrilli. Madonna mia, a me mi fa impressione pure così. Vai tranquillo. Sì, sì. Ma che ne esci? Adesso è tutto tuo. Ma dove fate il seminario? Al circo? Passate sotto, giusto. Ma non sta fermo.
buono? Ma perché gli dice buono? Ma che è un cane? Buono. Porta il busto in avanti. Così. Sembra un angelo. Fatto male. Carlo, Carlo. L'osso sacro. Fino a me Maria, faccia sentire che sei vivo. L'osso sacro. Fate piano. L'osso sacro. Va bene. Che te sei fatto? Me lo mangio. Vai tranquillo, Su, su, sicuro, non ti emozionare. È mio. Pieno di barichetti. Corpo in avanti. Passo sotto come padre Carlo. E ora a noi due. Ponte di Betano. E che sei Ponte Mirti? Io me ne magno. Chi è? Ragazzi! Però se la cava. Non c'è male, pensavo peggio. Chi è? Ragazzi, ce l'ho in pugno! Ho capito tutto! E Gagliardo, mi abbiamo una confidenza! Oh! No! Però ondeggia troppo, Carlo. Ha superato il punto critico. No! No! Oh! Apri le braccia! È una parola, mamma, se sono chiuse! Non l'ho detto! Oddio, casca! Sento un fiato! Pare di modino! Comincia a liberare le mani! Eppure il punto critico l'aveva superato! Una cosa penosa! Un crollo! Adesso prova a liberare le gambe! Aiuto! No, non ci riesco! No, io non posso fare queste cose. Sono legato come un salame! Preferisco le flessioni! Pompa, pompa! Guardate un coltello! Tagliate le corde! Tienilo più inclinato quel legnino. Sì, babbo, capito. Più inclinato, t'ho detto. Oh, babbo, va a fare una girata. Secondo me non ci danno l'abitabilità. Chiederemo il condono, eh? Sei contento? Qui bisogna chiedere la grazia, piuttosto. È inutile che rappezzi. A me non mi piace, non mi piace. Proprio è venuta male. Male proprio. Fai conto che sia venuta come è venuto a te il ponte tibetano. Perché che ci avresti da dire del ponte tibetano? Io andavo benone, cammina così, pareva un equilibrista. Ma col ponte tibetano mica è finita qui, sai, io non mollo mica come hai fatto te. No, Pavi, perché io ho capito dove l'ero. Senti, ma tutti sti legni che sbucano fuori. Questo è pericoloso, che se uno non si mai ci mette un occhio, le fa male, questo va via, hai capito? Silvio, lo vedi che è una costruzione. Non ho fatto niente. Guarda, non no, dai, non ho fatto niente, ho fatto solo. No. L'hai fatta con lo sputo, l'hai fatto, perché ho fatto solo così. Ma che quel legnetto reggeva tutto, mo? Ciao. Ciao. Ti piace? È carina, sembra una chiesina. Ciao Cora. Ciao. Come stai? Cosa stai facendo? Vuoi una mano? Ma scusa, sei sola? Tuo marito dov'è? Sto qui. Ah. Cosa vuoi? Stavo appunto chiedendo se vi serve qualcosa. Sì, mi serve che nessuno rompa le scatole. Ecco, allora lo dico anche agli altri, passo parola. Ciao. Ciao. Se continui così lo accendi a Natale quel fuoco. Finisco qui e ci penso io, Senti, Tarzan 2, e si sa che te tu sei meglio di tutti. Ma lascia ai ragazzi un po' di qualche cosa, no? E allora fate come vi pare. Madonna di Dio, è il peggio di tutti. Si è fatto perfino una casa sull'alberi, per paura dei ciaguati. Oggi pomeriggio l'ha fatto il ponte tibetano. Ha fatto. 3 volte l'ha fatto. Andate e ritorno senza le mani. Accidente a lui. E sua moglie? E come no? A forza tu gli l'ha fatto fare anche a lei. Se volete potete anche scaldarle. Ma prima apritele, altrimenti scoppio. E che so, bombe a mano. Carne in scatola? Frippa? A me questa fa schifo, non la mangio neanche morto, guarda. Anche a me, non piace mica tanto. Tenete, grazie.
sbagliate, perché questa è buonissima. Poi, sta casa qui, mo fa delle novità, fa la trippa con i fagioli con le codiche insieme, in umido. È vero, fa un sacco di novità, è una marca tanto buona. Infatti al negozio nostro ne vendiamo tanto. No, dove avete il negozio voi? Via Monte Napoleone. Magari. Babbo, che mi piace a me la trippa? Che ti piace, ti piace. Poi c'è altro. Ah, meno male, almeno mangio queste. Eh sì, ti ingrassi. Me l'apri. È stata scelta la trippa proprio perché a molti non piace. Ma in caso di sopravvivenza dovete imparare a mangiare di tutto. Anche i serpenti. Che sono buonissimo tra l'altro, eh? Cuore bestia, soprattutto rosso. Ma ricordatevi di scuoiarli prima. Ma che schifo. Vi ricordate quell'aereo caduto sulle Ande? Lo pilotavi tu? Non ho mai fatto quella rotta io. Ah sì, che si mangiarono l'uno con l'altro. Ecco, piuttosto che la trippa, magari un missionario sulle Ande. Bisogna rosolarli bene perché sono un po' tosti, capito? Ragazzi, se volete favorire, sono a disposizione. Sono buono come il pane. Te sacrifica, Carlo, questa sera è meglio la trippa. Carlo, scusa la mia curiosità, ma un prete, prima di mangiare, non dovrebbe pregare? Sarebbe buona regola. E allora perché non lo fai? Perché vedi, io ieri sera ho fatto così e mi avete fregato tutti i fagioli. Per me chi rifiuta la trippa e il ponte tibetano non sopravvive a lungo. Ma ancora con questo ponte tibetano? Porca miseria, quanti ce ne saranno al mondo di sti ponti tibetani? 7-8? Allora, io sto a Milano, ho gli uffici a Ginevra e la mia famiglia abita a Parigi. Ditemi, perché cazzo devo incontrare un ponte tibetano? Oh, c'è ragione, scusa, che gli frega? Chi è? Ehi, chi sei? Mario! Oh, Mario! È da molto che sei lì. Sarà circa un'ora. Ma che impressione, hai tutta la faccia storta. Mario. Aiutami, dammi una mano. Sì, dai. Aiutami a sciogliere. Dai, a sciogliere. Aspetta. Mario, aspetta, Vado a prendere un così. Stai su, corri dietro, non indietro. Stai su. Non muoverti da lì. Ma sei incastrata la caviglia. Attenzione, Attenzione, sì. Chiudi gli occhi, attento agli occhi e ti sbaglio. Ci mancherebbe pure che pascegli. Attenzione. Chiudi, attenzione. Ciro! Casto! Vieni giù! Non così. Vai. Che botta. Vai. Ne hanno risentito pure i tuoi. Tieni. Grazie. Sei fatto male? No, no, niente. Che mi sei venuto a cercare a me? No. Sono venuto anch'io per questo maledetto ponte. Ah, è traditore, sa. Ma a te che te frega? Ginevra, Parigi. Quando incontrerai mai un ponte tibetano? Ho incontrato lui. O lui o me. Non te ci facevo così tignoso. Bravo! Sembra più lungo. Non te fidare che è infido. È infido. È infido. Insomma. Sta zitto. Vai! Sta zitto. Bravo. Ricordati le mani. Sì, non dirmi niente. Sì. Continua così. Ecco. Ha detto che quello è un punto pericoloso, eh? Sì, sì. Lì fa l'effetto caramella. Lo so. No. No. Ma che fai? Sti scherzi. Dai. Resisti. Pensa per te. Pensa per te. Le braccia, ricordati le braccia. E il busto un po' più avanti. Ce l'ho le braccia. Col busto, se no tondoli troppo. Il baricentro, no, in giù. In su. Spingilo in su. Sta zitto. Dai. E mi scappa la cacca. E io mi scappo. Dai. Dai, Silvio, te manca un soffio. Mario, ce la faccio. Insisti. Dai. Ce la faccio. Bravo. Ce l'ho fatta. Mario, vieni su, è una strozzata, dai, Mario. Sarà una strozzata, ma questo ponte ce l'ha con me, oh.
Non so com'è, ma arrivato a un certo punto è come se ci fosse un pulsante. Come un telecomando. Messa a cartuccia. Bene, siamo in Amazzonia, o in una foresta del Borneo. I portatori sono fuggiti, abbiamo perso il carico e i viveri. E le munizioni si sono bagnate nel guado del fiume. Ma allora c'è qualcuno che porta iella, scusa, che tutto a noi ci capitano. Quindi dobbiamo procurarci il cibo pescando e cacciando con le armi primitive degli aborigeni. Vi avverto che ogni coppia oggi mangerà solo quello che riuscirà a procacciarsi con le proprie mani. Vabbè, ho capito, anche oggi non si mangia, va. E adesso andate e buon appetito. Grazie, aspettate. Un gruppo di voi qui da me. Gli altri da questa parte. Senti, scusa. Che? Ho un grosso problema. Falla qua. No, non è quello, è che non mi ricordo come si chiama quella che fa coppia con me. Ah, l'ha detto il primo giorno. Ma non lo ricordo. Perugia, scusa, come ti chiami? Giancarlo. Si chiama Giancarlo. No, era lei che voleva sapere, io tanto non lo ricordavo mica. Grazie, eh. Ciao. Non mi ricordo. Ragazzi, c'è un bel posto di là, vieni. Oddio, aiuto, aiuto! Enzo! Come fa il bastone? Senti, sai che ti dico? Io mi vado a fare un po' di radicchio. Ma che in Amazzonia ci sta lo radicchio? Un po' lo prepare. I pesci. Ah, non li io, ma se li io. Nulla, babbo! Nulla! Ma chi ha nulla? Ah, ecco! L'ho preso! Guarda! Che è piccione viaggiatore! Qua! Al primo gol, Silvio! Si mangia! Guarda come è piccolino! Certo, nell'acqua mi sembrava un po' più grande, eh! Certo, l'acqua fa da lente! Ce lo mangeremo qua a lente! Vabbè, ma cosa ti mangi? Saranno 8 calorie! Forse è quella maionese, un paio di chili di maionese! Pure mi fa pena, però c'ha due occhietti! Forse c'è pure la madre che lo cerca! Cora, ne ho preso un altro! Vieni a pulirlo! Arrivo! Guarda quello che ha preso. Ammazza che quello. Anche lei però, eh. A proposito, gli hai detto che sei riuscito a far punto di tibetano? Con quello che fa suo marito, figurati. Certo. Guarda là, tutti lui i miei pesci. Ma me ne deve... Eccone uno! Ma che? Via! Silvio? Sì? Scusa, hai visto un altro coltello? Questa punta non è buona, non taglia più. No, non ce l'ho. Ma che cos'hai lì? Un tic. Oddio mio.
Ricordate che non si parla che ha bocca piena. Permesso, buongiorno. Buongiorno. Scusate il disturbo. Siamo due turisti viandanti alla ricerca dei cibi genuini. Oui. Compriamo tutto, compriamo prosciutti, salsicce, salami, conigli, galline, anche roba sciolta, minestre, pane. E poi sì, non badiamo spese. Mi dispiace, ma purtroppo... Lo so, dico, ma anche se non fossero genuine, io prendo pure il sano prodotto industriale, che ne so. La genuina la si sa, ma... Non per quelli della scuola. Che scuola, bella nonnina? Andate, andate, è meglio. Questa è la proprietà della scuola. Noi non vi si può dar da mangiare, perché sennò ci mandan via. E vi si potrebbe anche denunciare. A noi? Scusate, ogni cosa ha il suo prezzo. Per esempio le due minestre lì, 100.000, non va bene? No. 150. 200. Ho detto di no. 250. Ma che giocano a rialzo? Scusate, allora non avete capito niente. Cioè, cosa costa la baracca qui? Dove la birra? Non so se... Lascia perdere. No, faccio io, ma scherzo. No, ma... ci mancherebbero quello. Per me è una risata. No, no, la lascia perdere, però. Guarda la finestra. Ah, beh, arrivederci, scusate il disturbo. No, era solo per vedere se resistevate alla tentazione del denaro. Noi non è che ci abbiamo. Grazie. Arrivederci. Bravi, bravi. Ha detto 5? 15. Non ci provai, hai detto 10. Pompa. Ragazzi, vi saluto. Ciao, torno a casa. Molli, eh? Sei no. Scoppiato? No, sto male, uno sfogo. Macchie rosse dappertutto. È la trippa. E chi lo sa, può darsi. Vabbè, ci dispiace. Beh, ma non me ne frega niente. Magari ci rivedremo. Buon proseguimento. Ciao, Massimo. Ciao, buon viaggio. Oh, sti ragazzi non c'hanno carattere, eh? Non sanno soffrire. Forza, andate a mangiare, avete solo 2 minuti. Trattino così, eh. A parte il fatto che non si sono abituato. E poi quando siamo arrivati siamo tutti amici, ci diamo del tu, tutti per uno per tutti. Sì, col cavolo, che appena possono ti frega. Me l'hai preso tu il latte? Buon appetito. Grazie. Grazie. Molto carina, eh. Invece la trovo molto dolce e molto buona. Dolce, ma buona. Un po' di latte. Buona. Senta, signor maestro, siccome quel ragazzo di Torino è tornato a casa perché è stato avvelenato dalla trippa, posso prendere il suo posto nel gruppo A? Non hai legato con Mario, eh? Insomma, l'estrazione sociale al suo peso. Va bene, corri. Grazie. Oggi, come da programma, esercitazione in montagna. E tu che fai lì? Io sto con lui. Sei il gruppo B. Andiamo, ragazzi. Senti, tu sei... Ma... Che ti sei offeso per la colazione? Silvio, tieni. Silvio, guarda. Mario, ti muovi? Dai, aspettiamo te. Vengo. Aiuto! Aiuto! Sono qui! Va bene così? Non usare solo la voce. Usa anche il fischietto. Risparmi energia, arriva più lontano. Ok, ti abbiamo individuata. Ora organizziamo il salvataggio. Voi due approntate una barella come vi ho insegnato. Mi servono 2 per contattare. Io contatto. Anzi, noi due. No, un attimo, è mia moglie. È giusto che ci vada io. Contatto io.
Se vuoi tu diventa troppo facile, sei talmente bravo. Hai ragione. Vai avanti tu, io ti proteggo le spalle. E voi mollate pure, con molta cautela. Oh, c'è di mezzo la vita, vieni, 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 vieni. Molla, molla. La devi lasciar scivolare dolcemente. Piano, molla. Piano. Tempo, con molta piano. Molla. Ce la fai, Teresa. Non ti... Sì, ce la faccio. Adagio, adagio. C'è baratro. Ma, oh, c'è premura, c'è. Adagio. Ecco. Ecco, arriva. Molla qui. Dov'è? Che fai? Facevo la respirazione bocca a bocca. Sì, con la lingua. Scusa, scivolata fuori e... Posso palpare il cuore? Il cuore sta bene. E tu, come stai? Male, ho una gamba rotta. Vai a prendere dei legni per steccargliela. E noi faremo in modo di non dover togliere i pantaloni, eh? Fa male qui? Ho detto la gamba. La gamba comincia da lì, anzi, per essere precisi, la gamba comincia proprio... Per essere precisi, mi fa male la caviglia. È molto meno grave. Ecco. Ma sono tutti storti. E che ti frega, tanto è per finta. Ma come, vuoi fare l'attore e non ti medesimi nella parte? Dai, vai a prendere quelli giusti, io con questi non stecco. Sai, ho fatto il ponte tibetano. Ah, sì? Sì. Sai perché ho cambiato gruppo? No. Per stare vicino a te. Ti fa piacere o ti secca? Io non ho sentito niente di quello che hai detto perché sono svenuta. Vanno bene questi? Sì, vanno benissimo. Dai, forza, andiamo. Massimo, scusami Massimo, però vorrei sapere perché non hai scelto lei per fare l'infortunata nel burrone. Guarda, non lo so, io ho detto semplicemente una donna. Sì, ma siccome qui le donne sono due, scusami. Ma Giancarlo, ti prego, non me ne importa niente. Ma no, invece so che l'avresti fatto ma volentieri. Se dico che non me ne importa. Ma non niente. È vero, Teresa. Guarda, la terrò presente per un'altra cosa, va bene? Bravi, provatela. Sì, sì, la provo io. No, Teresa, provala tu. Grazie, Massimo, grazie. Sdraiatici sopra. Di qua o di là? Di qua. Ci sei? Ci sono. Ma inverno. Oh, ragazzi! Ma che cosa avete fatto voi due? Madonna, guarda il casino da combinato, dimmi. Te no, dimmi chi allora. Ma l'avevo detto io che non era buono il castagno. Sì, perché il castagno è paralitico secondo te. Non c'è il buco, era meglio il sambuco. Il sambuco della tua nonna. Materna. Adesso partono Luca, Carlo e Silvio. Silvio non c'è. È passato al nemico. Ah, c'è. Vuoi venire tu, te la senti? Come no, vado a remo. No, così. Dietro devi stare. Qua? Sì. Voi due state più al centro. Si muove, chi si muove? Io, dai. Qua? Sì, va, va. Distribuite il peso su tutta la zattera. Funziona! Uomini duri! Mario! Enzo, che facciamo? Stai tranquillo, fermi, non è niente. Non ce la faccio! Non è profondo, cerca di notare. Che faccio, mi tuffo! Dai, che ce la fai, ce la devi fare da solo, fermi voi. Dai, dai! Voi aspettate sulla zattera. Non è niente. No, io non ci monto. Io ho paura. Ma che stai a dire? Ma non lo sai che siamo seguiti dai cannibali? Quelli se mangiano, sa. Dai, forza, su. È finita, è finita. È passato tutto. Come ti azzecchi? Lascia farmi un po' di respirazione. Dai,
Dai, bello che ti faccio il massaggio cardiaco. Dai, guarda questa mano. Che cosa? Stavo la faccia. Ma di chi è? Questa è la tua! Ma che è una ammucchiata? Che è successo? È che stavi per affogare. Chi? Io? Ma chi? Sì, tu. No, io stavo tanto bene a nuotare in apnea, stavo a fare. Ma che ti vergogni? Ma che male c'è? Tanto tu ci piaci così, ci fai tenerezza. Ma tenerezza a chi? Ma senti questo? E io? Oh, io sto... Basta, giuro, sto benone. Ma dove vai? Ma vado a fare un altro bagno, pensa. Ma comunque. Ma dai, tu necessiti di respirazione. No, meglio di no, che così me lo soffocate voi. Vedi che non stai bene? Che c'ho? Ma rimani. Fate, mamma. No, devo andare, è una questione di digna. Mario! Mario? Oh! Mario! Che vuoi? Stai sognando? No, 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 niente, lasciami perdere. Cosa c'è, Mario? Non stai bene? No. No, bene, Brunone. Dormi, sta tranquillo, dormi. Cosa fai? Piangi, Mario? No, sono raffreddato. Sei sicuro che era freddo? No, senti. Ho preso freddo, la tossa. Sto un po' raffagnette. Uè, è ancora per il ponte tibetano? Se fosse solo per quello. Oh. Un po' d'acqua, eh? Sì, dammi un'altra bocca, però, con tutta quella che ho bevuto oggi. E invece pensa io a quelle due, cioè io sono piaciuto proprio per questo, perché non so poi a fare niente, cioè, non ti preoccupare, poveriello. Ma tu te la prendi per queste pirlate? Mica sono tanto pirlate. Per me sono cose importanti, capisci? Per me è una cosa... Che ne sai di me? Vabbè, ma non sei mica peggio di me, o del prete, o dei due perugini, Mario? Dici così, però se tu sei prima sei andato con loro, a me mai lasciato, capito? Ma allora non hai capito niente. Shhh, insomma, volete sta zitti? Io sono andato con loro perché c'era quella lì. Dici davvero? Te lo giuro, mi fa impazzire. Giura? Te lo giuro, Mario. E non mi chiama Mario, guarda, che mi sta antipatico sto nome. Non mi piace più manco il nome mio. Chiamami Andrea, guarda, fammi sto favore. Vabbè, buonanotte Andrea, Grazie, buonanotte. Ma dormimoci o no? Io non c'ho più soldi, Silvio. Andrea, andiamo fuori a parlare un pochetto. Dai, fammi compagnia, accompagnati. Perché io pensavo che i piloti fossero persone coi nervi d'acciaio, insomma, con le palle quadrate. Poi sempre in giro per il mondo, viaggi, alberghi, dirottamenti, in Parigi, Londra, Tokyo, San Giovanni, Porta Maggiore, il Colosseo. Qua. Ecco. Questo sono io che pilota il mio aereo. Ma questo è un tram. Indovinato. È simpatico. Onestamente, quella è la mitica vettura 2143. Pensa, una vettura immatricolata a dicembre del 37. Beh, praticamente un 38, seminuova, ecco. Chissà quanta gente incontri, Questa è mia moglie. È carina. Lo so, ma ci siamo separati. Ma mi dispiace. Tutta colpa del cinema americano. Che se invece di creare il mito del pilota avessero creato il mito del tranviere, io a quest'ora sarei stato un simbolo. Ah, beh, insomma, pilota, tranviere è sempre un servizio sociale, è una cosa importante. Perché io nella vita non ho mai fatto niente, capito? Ho sempre guidato un tram. Solo guidato un tram. Sono 20 anni che faccio 3 movimenti. Dan dan. Sempre sullo stesso binario. E uno, sai, ha bisogno, sente il desiderio di un po' di evasione, di uscire da questo tram tram quotidiano. Ma con mia moglie non è stato possibile, capirai. Lei oltre la Dispoli non va? Ogni estate al bagno Giorgia, capisci Giorgia? Niente, così ci siamo lasciati, allora ho approfittato. Ho detto, fammi vedere se sono ancora buono a camminare. E sono venuto qui, un po' di adventure, the trekking man, trophy. E che risultato? Non mi riesce niente, non mi riesce niente. Sono buono a fare niente. Beh, non mi dica che sono problemi del cazzo. No, i miei sono problemi del cazzo. In che senso? Beh, praticamente ho una certa difficoltà giù, ai genitali. E il coso non funziona più tanto bene, ecco.
Cioè, non va proprio per niente. Sembra un piede, come se avesse un piede. Ma... Lo psicanalista dice che ho lavorato troppo, che ho impegnato solo il cervello e niente il fisico, e adesso soffro di un occulto confronto perdente coi rambi lì, come li chiami tu, quelli che mangiano il tonno col coltello. Con gli uomini duri, quelli che non devono chiedere mai. E per questo ti ha mandato qua? È un tentativo per vedere di riprendere fiducia nel mio fisico. Cioè, tipo, ma come fai con quella ragazza che punti lì cora? Se te dice di sì, che gli fai il pedicuri? Questo è il guaio. Però, adesso non vorrei riaprire una ferita, dopo il ponte tibetano, ma dopo il ponte tibetano mi sembra che qualcosa giù ci sia mosso, mi sembra, E allora dai, sotto, insisti, che vedrai, oggi hai fatto pure il guado. Fra qualche giorno faremo pure la parete di roccia. Mi dirai che qui, che se va avanti così, mi toccherà stare attento pure a me. Non vorrei che mi rimedi un bel piede nel sedere. Dai. Zitto. Hai sentito? Ho sentito il rumore dei passi. Chi è là? Sono venuto a rubare che cosa? Perché ne so, le scatolette di trip? No, la mia moto, cacchio! Andiamo, dai. Andiamo a vedere. No, un tomba di testa sono, scusa. Ho visto! Siete lì, è inutile che vi nascondete! Venite fuori! Attenti che sono armato con il mio coltello serramacchio! È inutile che fate il verso agli animali! Quelli li riconosco! Non me ce fregate a me! Sono venuto alla sopravvivenza apposta! Oddio, chi è? Mannaggia! Indovina chi è? Ma che è un sequestro di persona, me volete rapire? Chiediamo un bel riscatto. Non me posso pagare. Sforzati, chi siamo? Non c'ho una lira. Ma riscatto di chi? Indovina un po', è tanto difficile. Fai un piccolo sforzo. A me mi sa che ho cominciato a capire com'è che ve posso pagare. E quanti bottoni? No, quella è la giacca. Più giù. Sì. Saranno 4 o 5 anni. Ho capito. E questo film che parte vorresti fare? Protagonista. Bravo. Poi ci stanno altri 50 milioni di doppiaggio e altri 120 milioni per il lancio e la pubblicità. Sì. Ah. Insomma, sta stronzata a me mi viene a costare un miliardo quasi. Sì. La radio non ti interesserebbe? Come la radio? Dopo tutta sta fatica la radio. Almeno la televisione. Ma io un emittente forse ce l'ho, ma sai, qui sono disorganizzato, sono tagliato fuori. Non c'è il telefono, non c'è niente. Ti faccio vivo, ciao, grazie. Ti do il mio indirizzo? No. Il numero di telefono? No, non serve. Lascio detto io in portineria. Non fare finta che hai sete, fai 20 flessioni e pompa. Ma perché? Cosa fa? Si era portata una Coca-Cola in tasca, la furba. Guarda che metà l'ha data a me, facciamo 10 flessioni per uno. Tu non rompere i coglioni. No, scusa, un conto è darsi del tuo e un conto è l'educazione. Ma lascia perdere. Appunto, lasciamo perdere. Oh. No, l'ho bevuta io. Come ti senti, amore mio? Ammirai 20 chilometri, come mi sento? Ci vuole pazienza, le marce sono marce. I galli sono galli. Sì, mica se sopravvive tanto male voi, eh? Mi piace pure sta cosa. Ah! Ne posso una sciaccave. Oh! Ma guarda questo. Eppure mi sembrava di aver visto una zanzara.
Sempre voglia di fare lo stronzo tu, eh. Come è andata la marcia della sera? Come è andata? È andata. Se non ci fosse stato lì l'attore, come si chiama? Ah, Roy. A darmi una mano non ce l'avrei fatta. E tu? Anzi, tu non me ne parlare. Mi hanno fatto fare un sacco di strada a piedi. E sai che io a piedi... Vabbè, del resto mica le puoi fare in tram queste cose qui. Dura. Dove vanno con le due calciatrici? Gioco di squadra, com'è? La Nicoletta è abilissima nel gioco delle gambe. E quell'altra è fortissima sulle palle alte. L'hai fatto il tunnel? A tutte e due. Domani riuniscono i gruppi, rifacciamo coppia, eh? Perché poi te conviene, io sulla roccia me la cavo. Sei preoccupato, eh? Guarda che non è il ponte tibetano. E poi sono tutte stupidaggini, dai. Volere e potere. Basta un po' di concentrazione. Ah sì? Allora perché te non ti concentri su una bella scatoletta di trippa? Sembra facile. Vabbè, allora per me niente minestrone. Io vado a prendere la trippa. Ma che fai, mangi la minestra con la forchetta? Così mi durate più. Che facciamo? Che facciamo? Ermanno! A tavola! Non vedi che sono in parete? Sì, va bene, ma si fredda! Tappate pure orecchie, va giù meglio. Ma col marito non esagera? Non cade mai. Anche la moglie di Francesco Baracca diceva sempre così. Poi funziona. L'inquilino, si è mosso. Ma va, si è mosso. E il piede ricomincia a camminare. Peppina, un'altra scatola. Rivedita Juve. Figlio! Ci sei? Sì. Vieni su, Adamo. Tira un po' la corda. Aspetta, aspetto, eh. Tiro un po'. Su, dai, ti aspetto. Punta bene i piedi. Tieni il busto spostato in avanti. Per dritto non ce la fai, devi fare un passaggio laterale. No. Non adesso. Fanno male le dita. Stai tranquillo che stai in sicurezza, eh. Batti le mani sulle rocce, piano piano, scalda le mani. Tu ho fatto pure le mani. Vieni testa. Vieni su, muoviti. Dai. Dai Luca, vieni. Dai. Dio mio, Carlo, dove le metto le mani adesso? Non nominare il nome di Dio in vano, che sei anche Boy Scout. Ci me sono fregato. Non riesco più a muovermi. Per me quello casca. Vieni su, mannaggia la miseria, mannaggia, non mi posso muovere. Mi fanno male i diti! Mi fanno male! Io mi sono fottuto, sto su uno specchio, sto! Mi fa male tutto, mi fa male! C'ho pure fame, c'ho fame! C'ho sete! Vieni su, che quando arrivi su facciamo una bella festa, mangiamo e beviamo! Mi gira la testa, mi gira! Vieni, c'è un ristorante qua, vieni! Mi scappa pure da far pipì! Mi scappa! Sì, mi scappa! Fai la pipì, falla, dai, su, fai la pipì e poi vieni su, eh. Che me la faccio addosso, me la faccio. Non, dai, non resisto. Fai la pipì, su. Non resisto. Non fa così. Non fa così. Oh, no, non resisto.
Zitto, non resisto, no, non fa! Dai. Non resisto! Falla! Oddio, mi piscio sotto! Dai! Cosa c'è da ridere? Mi sono pisciato sotto! Bravo, bravo! Perché ridi? Dai, vieni su! Fa ridere! Andare a mettere le scarpe! Fa ridere, fa ridere! Dai, vieni su! Ma andare a mettere le scarpe! Ah! Oddio! Oddio, cade! No, no, no! Non ti spaventare, ce la fa, ce la fa! Non ce la faccio! Chiaramente un posto! Massimo! Massimo, come faccio? Niente paura, ci sono le corde di sicurezza! Ma nella vita non ce l'avete! Sì, sì, ma qui non siamo nella vita! Dai, forza, faccela, tiralo su! Hai sentito? Non c'è, non c'è l'altra corda! Tirami su tu, tirami su! Adesso ridiamo! No, io taglio! Non tagliare, tiralo su! Taglio, tirami taglio! Su. Non ce la faccio più! Taglio! Fatta un centimetro! Non ce la faccio! Non tagliare, resisti! Non fa lo strozzo! No, non tagliare, Silvio! Non tagliare! No, io ho paura! No. Mi fai precipitare! Ho paura! Non ci vengo più, io non ci vengo più, mai più! Tutto bene? Tutto bene? Come va? Affanculo va! Fermate! Usare il bastone, assaggiare il terreno ogni 4-5 passi. Ti prego, non mi guardare, devo essere orribile. Sei bellissimo. Ah! Oh! Ermanno, aiutami! Arrangiati da sola. Grazie. Capo, se cazzo ti metto tutta la mano in bocca! Sarebbe anche bene, sia che lo sta un po' zitto. Mario. Paura. Mario, occorre fare un piano stasera. Perché io domani lo voglio battere con lo stronzo di Ermanno, capito? Scusa, scusa. Che fai? Mi tocchi? Mi servi? Perché, scusa? No, perché io per te non esisto, sono già morto, ma hai già ammazzato una volta. Ma cosa dici? Come lo dico? Ma hai buttato giù del burone, hai tagliato la corda, ho fatto un volo di 3.000 metri, ho fatto. Ma se sono stati 15 metri. Vabbè, erano 15, ma valevano 3.000, valevano. Chiaro? Erano 15, ma valevano 3.000. Avevi anche la corda di sicurezza. Sì, ce l'avevo, ma non ce l'avevo. C'era, c'era, tant'è vero che sei qui sano e salvo. E poi, insomma, se io ho tagliato la corda vuol dire che non ce la facevo più, no? No, 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 tu hai tagliato la corda perché sei in viaco, hai capito? Perché tu, piuttosto che salvare la pellaccia tua, faresti morire tu un amico dentro al burone precipitare no, per dai. Salvare la tua pellaccia. Dai, cosa dici? Lo dico perché l'ho perso. Ah, te brucia, te cerute, dico la verità. Uè, va bene, questo è un corso di sopravvivenza. Io per sopravvivere ti butto giù come un sacco di merda, va bene? Ah sì? Tu sopravvivi? Ma che sopravvivi a fa' che manco te tira? Che con le donne manco gliela fai? Oh, questo con le donne non è buono! Altro che magna trippa, hai capito? Altro che magna trippa! Vigliacco schifoso! Vai! Guarda di qualcosa! Ma Mario! Ma che fa? Oh, si affoga nella moto, si affoga! Stronzo! Tutta fischiata! Tutta fischiata, ancora da tutto! Non vuole, vada! Vieni qui, vieni qui! Vieni! Vieni! Vai, vai, vai! Apro! Oh, Marco! Cosa fai, Marco? Che succede? Ecco, allora era combinato, no? Ma andiamo, possiamo lasciare solo un momento! Ah, che singolina! Ecco, sì, ragazzi, arrivederci, vi saluto. Hai visto? Il tuo amico va via. Ma quale mio amico? Io amico di un tranviere? Ma chi è mai salito su un tram? Ma mi hai guardato, scusa. Adesso lascia perdere oggi. Ciao Mario. Sei voi? Arrivederci. Ciao. Ciao. Mi fa piacere di avervi conosciuto a tutti. Quasi a tutti. Ciao Carlo. Ciao Mario. Arrivederci maestro, grazie. Ciao, buon viaggio. Grazie, mi dispiace io. Dispiace a me quando qualcuno molla. Ci ho provato ma non mi è riuscito niente. Tu non hai carattere, cioè lo hai, ma sbagliato. A chi lo dici? Io è una vita che ci sto a far cazzotti e perdo sé. Tu non ti devi arrendere davanti all'avversità. Facendo così ci rimetti solo tu.
ci penserò. Ah, io sono chiamato, ci rimetto, ma non ci vorrei rimettere pure l'orologio, dico. Non so se mi si sente. Bravo, Mario. Ciao. Ciao. Mario? Ciao. Mario, dove vai? Mario. Ciao, ciao, ragazzi. Me ne vado, ma tanto io vi ribecco. Mica ve molla a voi. Bello. Ciao, mi dispiace. Ma venga a trovare a Napoli. Ma no a Napoli. Noi adesso giochiamo a Imola. Vabbè, venga a Imola. Così ci moliamo, no? Ciao, me ne vado. Sono passato a salutarvi. Parto? Sì, parto perché è meglio. Ermà, ti dice bene, perché se ne va l'unico che ti poteva insidiare la vittoria. Sì, tu mi potresti battere soltanto al campionato mondiale degli handicappati. Come, scusa? Ma perché venite a fare queste figure di merda? Ma come, io te vengo a salutare e tu mi maltratti. Ma dico, carambo, ma non te l'ha mai detto nessuno che sei uno stronzo. Provaci tu, dai. Lascia perdere. Non sono sicuro che mi viene bene. Che hai detto? Sembrava di aver sentito stronzo. Ah, no, no, senti, è un po' del motore, senti, sembra, sembra che dice, stronzo. Ciao. Come va? Senza quel tranviere tra le palle va molto meglio. Io vengo da parte del tranviere. Per dirti che a lui gli dispiace. Anzi, lui è sicuro che se vi rimettete insieme, se fate coppia, o famo nero come uno stronzo. Ma quante vanno ogni prova? Oh babbo, vale tutto un punto. Difficoltà e prove speciali un punto. E se si arriva a pari punti? A pari punti conta il tempo, capito? E se si arriva a pari punti a pari tempo? Se tirano i calci dei rigori. Via. Via. Non corre, non ti scalmanare. Via. Via.
Io vado! Accidenti a correre! Che mi pare che alle stringhe! Sono 2 chilometri e c'ho le gioli sciolti! Vai! Pronti? Via! Via! Sì! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ma scherzo, stiamo fermi, senti, stiamo sempre qua. Fermo tu, do io il ritmo perché bisogna andare in sincrono, altrimenti non succede niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, vedi, così va meglio. 1, 2, 3, 4, 5. Fermate, fammi un po' per una da ritmo, se no mi mandi all'ospedale. Che va questo? Noi! No, noi. Ci sarà noi! Ma va la ciuccia Petri! Ci sarà prima noi! Oh, guarda! Quel disgraziato ci ha fregato quasi mezzo minuto! Forza, Berno, vabbè, Berno, figlio! Primo, sono arrivato io e basta! No, noi secondi e terzi, e lei quarta! Il ragazzo ha ragione, come minimo siamo alla pari! E chi se ne frega! Porca mia! Silvio! Sei sciolto! E beh, sono cose che capitano. È capitato a loro, poteva capitare a noi. Ma che poco crudo questo. E adesso che cosa facciamo? Ehi, non finisce mica qui! Pizza, vai! Ma dove vai? Vado a prendere la nuoto! Mietizzate bene. Fatto. Fatto, eh? Ci puoi dare la bandierina. Prima, provatela. Funziona, si fidi. L'abbiamo fatto a regola d'arte. La dovete provare. Attenzione, eh. E non funziona. Ma come non funziona? Scusa, Ma funziona. Abbiamo fatto così bene, abbiamo messo tutti i nodi a come lo volevamo, tutto perfetto. Io non. Silvio, scusi, che per caso ha visto un amico mio. Silvio! Funziona però! Caccia la bandierina! Mentre la caccia andava incontrò una pastorella graziosa e bella. Ma che c'è, pure la prova di canto? No, è una cosa tra di noi, non... Meno male. Tanto ormai siamo ultimi. Beh, beate gli ultimi se i primi... Non possono avere bambini. Andiamo, scusate, Prego. Prima le tese la mano. Mario! Vuoi fare le imprese? Sì! Bravo! Un tranello d'amore! Oh, vale un punto, Ma... No! Che fai dormi? Ammazza il po'! Bello, Carlo! L'ha preso! Carlo! La grossa pure, l'ha preso! E l'hai preso, sì, oh! Piena fronte, guarda là! Pensavo aver preso un cinghiale, pensa a te! Però vale un punto lo stesso! Ti attacchi alla cinta! Io che ne faccio? E mettigli un po' d'olio. Che vi serve? Ti serve una spintarella? No, grazie. Dai, spingerai un altro momento, su. Scusate, in questi casi i sentimenti. Dai. A guerra è guerra. Aia. Forza! Ma no, fermiamo, ce la faccio più! Vieni, ti porto io. Hai una palla al piede. Ce la facciamo, lei è stanca. Ma io non mi fido. E noi gli prepariamo il trappolone. Ecco. Non mi hai dato mai una mano in tutte le gare, sei un peso morto. Una palla al piede! Oh, male una gamba. Trovo un'altra scusa, va. Attenta alle bandierine. Ora scendi. Fai da sola. Papo! Oh, che c'è ora? Ho perso una bandierina! Ne ho solo due in mano! Che t'ha fatto? Ho perso la bandierina, dai, cerchiamola nella moto, forza! Sì, nella moto ci si trova la troia della tua mamma ora, dimmi te! Ma che...
chi ce l'hai con noi? Sì, per la trappola! Uè, è incazzato nero! Ma guarda questo! Ma vi assù se c'hai coraggio! Hai fatto bene a trattarlo così. Dai! Levatevi di mezzo, voi! E che devo prendere da gentiluomo? Levatevi! Vittoria! Alla faccia Andiamo. Dello stronzone! Vittoria! Presto, di qua! Ecco, lui pare un demonio, pare! Eccoli, stanno arrivando. Speriamo che mio marito, Dai, Silvio! Forza! L'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Dai! Dai, dai! Gira di là! C'ho le gambe molli, non gli apro! Dai! Sono stanco! Ma sei come gracceli tu? Non mi dirà, non mi dirà! Dai, sbrigati! Dai! Eccolo, quindi sono sempre stato scallato! Taglia la corda! No, taglia te! Taglia te! La corda! Fammi andare! Vivi! Porca miseria, qua perso! Come vedete, la corrente elettrica c'era, ma era ben nascosta. L'abbiamo tenuta in serbo per illuminare la fine del lavoro. E adesso vi chiedo di fare un po' di spazio, così passiamo subito alla premiazione della gara. Prima, la coppia Hermano Cola, che hanno vinto la Coppa della Scuola. Grazie. Secondi, Silvio e Mario. Secondi per un pelo, quasi primi. Mario, sì, Mario, Otto, Otto. Scusate, volevo fare un annuncio. Volevo dirvi una cosa importante. Io non sono un pilota. Eccola la verità, sono un trambiere. Sono un trambiere. Ma che me l'ho messo a testa, ti dico, era un pilota. Questo me lo metto in testa. Sali che te porto. Dan, dan, dan. Terze, Gina e Adua. E tutti gli altri possono prendere la patente di sopravvivenza. Ragazzi, mi sa che stiamo a preparare un bel servizio per Ermanno. E perché? Datemi la mano. Dove spiego? Ermanno, scusa, te volevo salutare. Dico, vogliamo far pace, ormai siamo alla fine del corso. Va bene. Qua la mano. Ammazza che stretta, oh, ma sei un toro. Lo fai di forte. Famoso truce, che è meglio. Che devo fare pubblicità? Allora, Mario,
Dicevo una bugia. No, no, è che sono guarito. Me ne sono accorta. Ah no, è una scatola di trippa. Io sono guarito davvero, però. Questa medicina non serve più. Bene gli specchietti, tesoro, anche quello dietro, mi raccomando. Non ti preoccupare, amore. E non dimenticarti di caricare i bagagli, non fare come il tuo solito. Va bene, tesoro. Arrivederci, grazie per il caro. Ciao. Salutavo tutti? Sì, e tu? Salutato tutte? Sì, il salutino così de sfuggita. Ti è rimasto tutta la marmellata in faccia. Su. Non vieni, vieni. Non vedi che mi hanno fatto queste? Oh. Allora, torni a casa? No, io non c'ho nessuna voglia, e tu? Nemmeno io. Io c'ho ancora una settimana di ferie. Io le ferie le faccio quando e come voglio. C'è una cosa che volevo fare da tanto tempo. La traversata a piedi del Gran Sasso. Ti vengo anch'io. Bene. Al primo svincolo, a destra. Che c'è voi? Scusi, quanto manca al Gran Sasso? Gran Sasso? Siamo a 2 chilometri da Venezia. Venezia? Perché? Dove dovevate andare? Venezia, grazie. Prego.